ragazzi, appena finito di allenarmi, come vedete, un po' di definizione che entra, ma stavo ascoltando una canzone e mi ha fatto veramente venire voglia di fare, non lo so, una parlata con voi. Di solito dopo l'allenamento, prima dell'allenamento sono stanco, lavoro tanto, poi faccio l'allenamento a fine giornata lavorativa, così che rilascio tutte le endorfine, poi mi sento meglio, mi viene sempre un sacco di fare una bella parlata motivazionale. E oggi volevo rispondere a una domanda che mi avete fatto veramente in tantissime, a diversi punti del passato, ed è quella: ma come mai non fai più l'ingegnere e come mai hai scelto di fare il coach online e di andare per questa direzione dove sono sui social e queste cose qua? E spero veramente di riuscire col discorso di oggi a farvi capire in tanti e anche a stimolare molti di voi, se, non lo so, se avete un sogno nel cassetto, di andarlo a seguire, raga, veramente. E io spero, se state qua, vi chiedo di ascoltare tutto il discorso, magari un pochino lungo, però sono sicuro che per quell'1% di voi che ascolta e che decide di capire, sono sicuro che può aiutare. E da dove inizio? Iniziamo praticamente dal fatto che io sono sempre stato bravo a scuola, ok? Sia alle medie che al liceo, sempre provavo sempre a dare il massimo, e quando stavo al liceo praticamente pensavo all'università e volevo andare a Cambridge, oppure volevo andare a Oxford, o volevo andare all'MIT, e infatti ho fatto application in tutti questi posti. Io sono andato a Cambridge a fare un'intervista, che magari in Italia non so se sapete, ma Cambridge è veramente top 2 o 3 università del mondo. Io sono sempre stato bravo e ho sempre avuto quello come obiettivo, no? Il mio obiettivo era entrare in un'università famosa, fare lì, lavorare e poi andare a prendere un lavoro normale in un'impresa, ben pagato ovviamente, tutte queste cose qua. E praticamente tutto è andato bene fino al punto dove non sono stato preso a Cambridge dopo l'intervista e sono dovuto quindi andare a Bath. Sono andato a Bath, era una cosa un attimino inaspettata, ho fatto ingegneria meccanica, ho scelto ingegneria in realtà perché mi piaceva un sacco la matematica, mi piaceva la fisica, quindi ho deciso di fare ingegneria per quel motivo e anche perché tutti mi avevano detto che oltre a medicina ingegneria è veramente difficile. Io volevo qualcosa che mi stimolasse e che mi facesse praticamente, mi obbligasse a studiare e a lavorare, perché io sono una persona che fa molto all'ultimo momento, riesco a fare sempre bene, ma diciamo che se non ho qualcosa che mi spinge a farlo non lo faccio. E quindi volevo essere sicuro di andare all'università e ho scelto ingegneria perché ero sicuro che sarebbe stato difficile, e infatti è stato difficile, ho fatto nottate e tutte queste cose qua. La fortuna è che io sono andato all'università di Bath e il terzo anno abbiamo fatto l'anno di lavoro, ok? Quindi lì ho dovuto fare praticamente interviste con un sacco di compagnie diverse, ho dovuto mandare il CV, queste cose qua, e sono stato preso alla Shell. Alla Shell sono stato preso come ingegnere e praticamente il mio lavoro era sui nuovi carburanti e le nuove benzine e le nuove, diciamo, le risorse energetiche della Shell, e facevo praticamente tutte le analisi su diversi tipi di benzine, vedevo l'efficienza e queste cose qua. E per quell'anno letteralmente ho fatto un anno chiuso in ufficio come ingegnere in una mega compagnia, ben pagato, avevo tutto. La Shell era una compagnia perfetta, tipo ti lasciava un sacco di libertà, potevi entrare e uscire quando volevi dall'ufficio, quindi io potevo entrare alle 8 di mattina, come alle 6, come alle 10 di mattina, basta che facevo tutte le ore che volevo, quindi veramente una cosa perfetta. Però mi ha aperto veramente gli occhi, ragazzi, e io fino a quel momento non avevo dubitato sulle mie scelte, non avevo dubitato, stavo seguendo la strada che mi diceva la società, la strada che mi dicevano i miei genitori, la strada che dovevo, tra virgolette, intraprendere, perché secondo la società era la cosa normale da intraprendere. E in Italia molti pensano ancora: il posto fisso in una compagnia, come mai, sei scemo, hai lasciato l'ingegneria, ma com'è, non eri bravo, un bravo ingegnere? In realtà ero bravo ingegnere, e io attualmente, se io andassi a cercare lavoro, probabilmente farei una carriera da ingegnere molto molto sciallo. E non lo dico per vantarmi, voglio solo farvi capire, non lo so, magari potete anche voi, se state in una situazione simile, potete trarre qualcosa. Io sono andato un anno alla Shell, i primi 3-4 mesi perfetto, c'era un learning curve, quindi stavo imparando al lavoro, stavo creando nuove amicizie, eccetera eccetera. Dopo un po' è entrata una routine assurda che veramente ha fatto sì che io mi svegliassi la mattina e non ero felice, e non ero felice nella mia vita, ok? Mi svegliavo la mattina, dovevo andare in ufficio e non dicevo: dai, che cazzo è lunedì, dicevo: cazzo che palle, è lunedì. Quando arrivava venerdì ero tipo: dai, è venerdì, posso uscire, mi posso divertire, domani non devo andare al lavoro, queste cose qua.
e è stata un'esperienza che mi ha aperto gli occhi, ragazzi, mi ha aperto gli occhi, perché era la prima volta che mi sono messo, ho veramente capito che cosa volesse dire il lavoro, ok? E ho veramente avuto una botta tipo in faccia, come se qualcuno mi tirasse un cazzotto dicendo: guarda che se tu non cambi qualcosa, la tua vita sarà così per i prossimi 40-50 anni. E non c'è nessun, se voi volete fare quella vita, non c'è nessun problema. Per me, ognuno di noi deve essere consapevoli. Per me, io mi sono detto: non posso svegliarmi a 21 o 22 anni, ma non mi ricordo, 21-22, non posso svegliarmi a questa età e odiare la mia vita. È troppo presto. Non ho ancora responsabilità, non ho una famiglia, non ho dei figli, non ho responsabilità. È troppo presto per me per svegliarmi e odiare la mia vita. E da lì ho iniziato il canale Muscola Vita e ho detto: io ci provo. Avevo visto altri canali inglesi che mi avevano ispirato, ho detto: io ci provo, io so che ciò posso veramente creare qualcosa, perché ero uno dei primi in Italia anche che ha portato la scienza, quindi sapevo di avere qualcosa di diverso. Ho detto: sai cosa, a me piace fare i video, a me piace insegnare alla gente, voglio fare qualcosa che non sia monotono e che non sia sempre andare in ufficio. E ragazzi, ho iniziato Muscoli a Vita, è stato difficilissimo, ho lavorato da mattina alla sera, di notte, ho dormito pochissimo per tipo 2-3 anni, ma guardate dove sono adesso. Guardate dove sono adesso, non lo dico per vantarmi, vi prego. E magari alcuni di voi diranno: ah, non lo dico per vantarvi. Io voglio parlare, sto parlando a quell'1% di voi che ha un sogno nel cassetto e che pensa che ci sta solo una strada da seguire. Non c'è solo una strada da seguire, raga. Ve lo prometto. Veramente, ve lo prometto. Se voi avete un sogno, avete un cazzo di obiettivo, ok? Nessuno verrà e ve lo darà. Se tu hai il sogno di andare bene a scuola, se tu hai il sogno di diventare un ingegnere, se tu hai il sogno di diventare un attore, non ci sarà un momento perfetto e non ci sarà una persona che viene da te e dice: ecco, tieni questa opportunità, diventa un attore, diventa un... No, sei tu che devi costruirti il tuo cazzo di destino, ok? Inizia da oggi, ok? Tu devi capire che se tu hai un obiettivo, ci vorrà del tempo per raggiungerlo. Non è che per me Muscoli a Vita ha funzionato. Io ci ho messo 6 mesi, erano oltre 100 video per arrivare a 100 iscritti su YouTube. 6 mesi, oltre 100 video per arrivare a 100 iscritti su YouTube, mentre lavoravo, mentre studiavo, mentre facevo tutto, facevo 100 video, 3-4 video a settimana, e chi mi segue dall'inizio lo sa e se lo ricorda. E io ho lavorato così tanto perché io avevo un obiettivo e avevo un sogno. E se io non lavoro, chi è che lavora per me? Nessuno. Se tu hai un sogno, other people, le altre persone non lo capiranno. Non lo capiranno, raga. Perché è il vostro bisogno, non è il loro. Vi daranno del pazzo, vi prenderanno in giro. Io quando ho iniziato mi prendevano in giro. E mo chi è che mi prende in giro? Sono a Dubai e sono qui grazie a voi, grazie al mio impegno, perché ho creduto in me stesso e veramente in testa mia ero sicuro che ce l'avrei fatta. Non ero sicuro, ma in testa mia dovevo pensare che ce l'avrei fatta. E ho lavorato e dopo 3 anni sto a Dubai, dopo 3 anni gli amici che magari, che ne so, in passato mi prendevano in giro, adesso non mi prendono più in giro, raga. Adesso vengono, mi scrivono, mi chiedono come hai fatto, ci aiuti di qua e di là, ok? Questo niente. Questo solo per dirvi, raga, che se avete veramente, non lo so, se avete un obiettivo, un sogno nel cassetto, dovete solo lavorare, perché secondo me si può avverare, veramente. Soprattutto il giorno d'oggi, dove tipo uno pensa che ci sta solo il posto sicuro, il lavoro, andiamo in un'impresa, quando in realtà, raga, come vedrete col coronavirus, che ci sarà un sacco di gente che perderà il lavoro, quello non è un lavoro così sicuro, perché comunque sei in balia di qualcun altro. E chiaramente l'85-90% di chi guarda qua avrà un lavoro del genere, e se siete felici, quella è l'importanza. Bisogna essere consapevoli di cosa però volete veramente. E se tu sei una persona che vuole ottenere qualcosa, che sia aprire un canale YouTube, fare il PT online, questo, quest'altro, devi credere in te stesso e devi lavorare quel cazzo di giorno. Perché solo così io posso dire, non lo so, raga, ditemi voi, ce l'ho fatta? Ditemi voi, cazzo. E non sto qua per ostentare. Non importa, io non spendo i soldi in niente, io spendo i soldi in viaggio, non mi compro una macchina, niente. Perché?
perché quello non mi porta felicità, a me porta felicità viaggiare, ok? E quindi se io non avessi fatto quel primo passo, in questo momento sarei in ufficio lavorando, infelice della mia vita, a soli 25 anni, non va bene, ok? Niente, ci tenevo a fare questo piccola clip. Guardate che figata dietro di me. Volevo portarvi con me e farvi capire quanto apprezzo veramente ogni giorno. Io continuerò a lavorare per continuare a portare Muscolar Vita avanti e continuare a fare tutti i miei progetti. E sappiate che senza di te io non starei facendo questo. E però ci ho anche messo tanto lavoro dentro. Quindi sì, troppo lunga già questa clip. Fatemi sapere se apprezzate, fatemi sapere quello che pensate, lasciateci un like qua sotto. Io veramente vi apprezzo un sacco. Guardate che bomba, veramente. Che bellezza. Il mare lì, spiaggia e mare lì. Questo è il molo e questi sono i grattacieli. Quindi sì, sono un ingegnere, potrei fare l'ingegnere, ma ho preferito seguire la mia passione, che era il fitness, e forse mi è andata bene, almeno per ora. E se tutto questo se ne andrà, io me lo sarò goduto fino all'ultimo secondo, perché veramente bisogna essere grati. Io sono grato, veramente non avete idea, sono grato, apprezzo tantissimo. Se questo sparisce, so che almeno ho messo il mio 100%, preso un rischio e per ora sta funzionando. Niente, solo questo. Vi saluto, raga. Bacione, abbraccio, ci vediamo al prossimo video.